Ciao, sono Enrico Pavan di Analytics Boosters e oggi vedremo due nuove e interessanti funzionalità di Google Analytics 4. La prima è relativa ai web streams e si può trovare all'interno del singolo web streams cliccando su More Tagging Settings ed è l'Adjust Session Timeout. Che cos'è? Semplicemente cliccando in questo elemento possiamo andare a modificare il timeout di sessione, quindi i nostri classici 30 minuti di inattività di una sessione, sia a livello orario, quindi possiamo aggiungere fino a 7 ore, che a livello di minuti, quindi in questo caso da 0 fino a 55. Di default ovviamente rimane 30. La cosa più interessante è l'adjust time for engaged session, ovvero quello che diciamo la dimensione che va a sostituire la nostra vecchia bounce rate. In questo caso, di default, sono 10 secondi. Possiamo andare a modificarla fino a 60, ovviamente a multipli di 10. Questo ci permette di personalizzare ancora di più la nostra property di Google Analytics 4 e soprattutto lo stream di dati relativo al web. Questa, diciamo, è la prima novità di oggi. La seconda, invece, riguarda la reportistica. Andiamo su Reports, vedete qui sotto c'è Library, ci clicchiamo sopra e come vedete entriamo in una nuova sessione in cui vengono riportati due elementi principali, le collection, che è quello che vedremo oggi, e i report. Questi report sono quelli che abbiamo trattato precedentemente, alcuni video prima, in cui possiamo andare a modificare determinate impostazioni all'interno della reportistica base di GA4. Le collection, invece, sono una novità molto interessante ed importante di GA4. Perché? Perché mi permettono di creare degli insiemi di report a seconda di uno schema che posso dargli io. Quindi posso trasformare la mia interfaccia di GA4 in modalità user-centric, cioè per utente posso decidere che report andare a fargli vedere, quali collezioni di report mostrargli e così via. Vediamo direttamente con un esempio. Se voglio creare una collection, basta che clicco su Create New Collection. In questo caso posso partire o da un template standard che mi fornisce Google, oppure posso utilizzarne uno completamente vuoto, quindi starting from scratch. Partiamo da questo, clicco su più. Ecco in questo caso, come potete vedere, sulla colonna di sinistra ho, diciamo, la mia collection. Quindi, per prima cosa, gli darò un titolo. Esempio, collection, datelo più significativo. Poi vado a creare i topics, ovvero vado a dare dei nomi. Per esempio, potrei mettere Demographics and acquisition, e do apply, vedete si apre un doppio elemento che vedremo tra poco, poi un altro che per esempio potrebbe essere tech and engagement. Ok. Qui a destra ho un'altra colonna in cui ho i detailed reports e gli overview reports. Che cosa sono? I detailed reports sono proprio gli elementi del singolo report, quindi il report di dettaglio che mi interessa. L'overview, invece, è un insieme di report già esistenti che mi fungono da dashboard iniziale, quindi diciamo quello che vedo solitamente nei vari report quando clicco sulla singola voce di overview complessiva. In questo caso andiamo a prenderci Demographics, quindi prendo questo, vado a dragarlo di qua, poi abbiamo detto Acquisition, mettiamo le informazioni di User Acquisition, posso anche decidere di spostarlo. Qui sotto abbiamo messo Tech and Engagement, quindi vado a prendermi tutti i Tech Details ed eventualmente vado a prendermi Page and Screens e Conversion, per esempio, che in questo caso sposto in questo modo. Adesso devo riportare un overview, quindi una di queste dashboard. In questo caso vado a prendermi la Demographic Overview e la caccio qui.
Mentre qui sotto vado a prendermi, per esempio, la parte di Tech Overview e la inserisco qui. Posso ovviamente modificarla come voglio. Gli do Save quando sono convinto. Posso salvarlo come una nuova collezione, quindi praticamente potrei fare una nuova collection di dati in più, oppure su quella corrente, cioè quella che sto vedendo io nel momento attuale. Voglio vederla nel mio report, nei miei report di GA4, quindi clicco in questo caso. Save changes sono state fatte, quindi torno indietro. Appena carica questo elemento, il nostro report viene inserito tra le card che avevamo visto precedentemente. Quindi in questo caso vedete che vado un po' più in qua. Esempio collection. Vedete che all'interno ho l'informazione di cosa contiene: Demographic Acquisition, Tech and Engagement. In questo momento non è pubblicato, è unpublished, quindi non è presente all'interno della mia reportistica. Basta cliccare sui tre pallini e qua posso decidere se fare edit, make a copy, rename, delete, eccetera, però voglio fare publish. Aspetto che carichi anche in questo caso. E qui vedete che è comparsa esempio collection. Quindi qua dentro ho tutti i miei report con l'overview e i singoli report relativi a ciò che ho inserito dentro, diciamo, la collezione. Se non sono più interessato a visualizzare queste determinate informazioni, semplicemente basta che vado sulla card di riferimento, clicco Unpublished e vedete che scompare. Quindi posso modificare un po' come voglio le impostazioni GA4. Questo rende lo strumento super flessibile e lo porta a un altro livello rispetto alla UI di Universal Analytics a cui eravamo abituati. Questo è quanto per ora. Vi ringrazio per il tempo dedicato, per aver visto il video e ci sentiamo presto.